Sono passati 25 anni dal 22 febbraio 1980. A Roma viene ucciso lo studente del liceo Archimede Valerio Verbano, 19 anni. I nuclei armati rivoluzionari. Organizzazione eversiva di estrema destra ha rivendicato questa sera con una telefonata all'ANSA di Roma il barbaro assassinio di Valerio Verbano, il giovane di 19 anni, ucciso nelle prime ore del pomeriggio in casa sua davanti ai genitori che i terroristi avevano legato e imbavagliato. La vittima, che sarebbe stata simpatizzante del collettivo autonomo di Valmelaina, era stata arrestata lo scorso anno perché in possesso di una pistola con matricola limata. Condannata nel processo di primo grado, si era vista ridurre la pena in appello ed era in libertà provvisoria. Valerio è scappato di qua e gli hanno sparato mentre era qui e è caduto lì, dove c'è quel micetto. Ecco, proprio lì dove c'è quel micetto era la sua testa. Quel micetto gli era portato la sua ragazza, gliel'aveva messo lì. Sono 25 anni che è lì, vede? E poi loro se ne sono andati? Sì. E voi? Sono scappati. Niente, io mi sono buttata giù perché ho sentito lui che gridava aiuto mamma e sono scesa giù dal letto, che mi sono anche rotto una caviglia perché ero tutta affasciata con lo scotch. Intanto dopo gli spari è venuta gente perché hanno sentito i vicini, ci hanno slegato, ho chiamato l'ambulanza, la polizia, ma Valerio era già morto. Yeah. Okay.